Bene, iniziamo oggi lo studio di un sistema fisico molto semplice, che però è molto utile perché racchiude in sé molto di quello che è il metodo scientifico e diversi aspetti della fisica, in particolare della dinamica che stiamo trattando in questo periodo. Il pendolo semplice perché? Si chiama pendolo semplice il sistema composto da queste strutture che vedete qui in questo disegno, dove ho un oggetto di data massa sospeso a un filo appeso a un supporto. Si chiama pendolo semplice il sistema in cui il filo si può considerare privo di massa e tutta la massa è concentrata nel corpo appeso. Mentre quando anche il filo, anche il supporto ha la sua importanza, cioè ha la sua massa, questo, allora in quel caso si parla di pendolo fisico, ma insomma questo è una complicazione che adesso non ci interessa. Immaginiamo che appunto che abbiamo preso un filo leggero, inestensibile, che abbiamo preso una massa m e la facciamo oscillare. Per oscillazione cosa si intende? Si intende quello che succede quando dalla posizione di equilibrio, che è quella sulla verticale, scostiamo leggermente la massa da un lato e la lasciamo andare. In quel caso l'oggetto, è facile osservarlo, compie delle oscillazioni e per oscillazione intera si intende un'andata e un ritorno. Ecco, qui abbiamo ho fatto un filmato in laboratorio in cui vedete bene il pendolo che abbiamo usato nel nostro laboratorio, vedete che si muove oscillando a destra e a sinistra e per oscillazione si intende proprio il moto da un estremo al ritorno nello stesso punto, quindi una sezione completa è un'andata per così dire e un ritorno. Ok? Ci sono testimonianze dell'uso del pendolo anche nell'antichità, in particolare nel primo secolo d.C. in Cina veniva usato all'interno di un sismografo. Anche gli egiziani lo utilizzavano per contare il tempo, proprio perché le oscillazioni sono, come vedremo più tardi, isocrone, cioè dello stesso periodo, e quindi potevano essere il tic-tac di questa prima forma, se volete, di orologio. Ci sono dei lavori anche di Leonardo da Vinci che ne disegna dei pendoli, però non li utilizza come sistema di misura del tempo. Il primo che se ne occupa dal punto di vista quantitativo e scientifico è Galilei, nella fine del XVI secolo. E il suo biografo, che era Viviani, racconta che Galileo nel Duomo di Pisa, che qui vedete la foto a sinistra, osserva l'oscillazione di una lampada appesa al soffitto e ne, lasciatemi dire, cronometra, anche se in realtà è impreciso, la durata delle oscillazioni utilizzando il proprio battito cardiaco, che non aveva altri sistemi ovviamente. E ne intuisce una proprietà importante, cioè la proprietà di isocronia delle oscillazioni, cioè il fatto che tutte le oscillazioni hanno la stessa durata, anche se in realtà nel tempo si smorzano, la loro ampiezza viene ridotta per effetto dell'attrito. Dopodiché se ne occupa quantitativamente e conduce uno studio analitico e quantitativo del pendolo e arriva a formulare la legge dell'isocronia, cioè la durata delle oscillazioni è la stessa. Progetta un orologio a pendolo che affida però, la cui esecuzione viene affidata al figlio, il quale in realtà poi successivamente muore senza averlo mai realizzato. Il primo che realizza, ah, un'altra informazione importante, ancora prima dell'utilizzo del pendolo come metodo per misurare il tempo, ce n'è un suo parente stretto, che è questo strumento, che qui sotto c'è un corpo appeso, non so se riuscite a vederlo, c'è una fune, una cordicella, e c'è questo oggetto tondo, metallico, viene utilizzato in medicina. C'è un medico della Repubblica di Venezia, Sartorio, che lo utilizza per misurare le pulsazioni, quindi faceva l'inverso di quello che ha fatto Galileo in sostanza. Ed è probabilmente uno dei primi strumenti utilizzati in medicina, una medicina tutto sommato recente e moderna. Il primo che realizza un orologio a pendolo preciso è Huygens, una generazione dopo Galileo. E
riesce a costruire un orologio a pendolo con una precisione di 15 secondi al giorno, quindi ha un'oscillazione, un'incertezza di 15 secondi al giorno, che per quell'epoca è una misura molto molto precisa. Inoltre conosce e approfondisce il lavoro di Galileo e ne dà alcune precisazioni. Come vedremo più avanti, in realtà le oscillazioni sono isocrone a patto che siano piccole. In quel caso vale la legge dell'isocronia. Il pendolo interessa anche i contemporanei di Newton in Inghilterra, in particolare Robert Hooke realizza quello che si chiama pendolo conico, che ha un funzionamento leggermente diverso dal pendolo semplice. Qui lo vedete, ne vedete in questa figura. Questo pendolo conico detto è comunque un pendolo semplice, però anziché oscillare in un piano, compie delle rotazioni attorno all'asse che passa per il punto di sospensione e lo utilizza per studiare, per simulare, tra virgolette, il moto dei pianeti. Dello stesso pendolo discute anche Newton e sempre lo stesso Hooke formula l'idea che potrebbe essere utilizzato il pendolo semplice per misurare l'accelerazione di gravità. Perché la durata delle oscillazioni, come vedremo a breve, dipende dal valore di G, che è l'accelerazione di gravità di tutti i corpi sulla superficie terrestre. L'interpretazione in termini di principio della dinamica della proprietà del pendolo avviene solo dopo il lavoro di Newton, la pubblicazione dei Principia, in cui si mostra il legame tra la durata delle oscillazioni e le caratteristiche del pendolo, in particolare, per esempio, il fatto che le oscillazioni non dipendono dalla massa del corpo sospeso. Lo stesso legame tra la durata delle oscillazioni e l'accelerazione di gravità, che viene quantificata con il lavoro di Newton, viene utilizzata per interpretare i risultati che hanno ottenuto delle missioni di natura geografica, che hanno rilevato che la durata delle oscillazioni dipende dal luogo geografico, proprio perché il valore di G piccolo, che si prende per 9,81 metri al secondo quadrato, in realtà dipende dalla località. Se per esempio vado in montagna, in alta montagna, lì G è più piccolo. Ricordo per esempio che, non mi ricordo più in quale Olimpiade, i record fatti a Città del Messico, che è su un altopiano, non vennero omologati perché in quella località l'accelerazione di gravità è più piccola, perché sono più elevati, molto più in alto del livello del mare. Successivamente, fino a tutto il XIX secolo, gli orologi a pendolo vengono usati sistematicamente per misurare il tempo e quindi raggiungono precisioni piuttosto elevate. Per esempio, un altro utilizzo, quello che fa Foucault a Parigi nel 1851, se andate a Parigi c'è ancora il suo pendolo nel Pantheon. E poiché il piano di oscillazione del pendolo è comunque costante, si può dimostrare che non cambia nel tempo, la rotazione del piano di oscillazione del pendolo di Foucault, messo in evidenza dal pendolo di Foucault, è una delle prime prove non astronomiche della rotazione della Terra. Tutte le altre prove fino a quel punto lì erano tipo astronomico. Questa è una delle forse delle prime prove che non fa appello agli eventi all'esterno della Terra. Okay? Successivamente il pendolo comincia ad entrare in disuso quando viene introdotto gli orologi di tipo elettronico, basante sull'oscillazione del quarzo. E quindi già alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, questo tipo di metodo per utilizzare, per misurare il tempo, viene tutto sommato abbandonato a favore degli orologi di tipo elettronico. Questo l'abbiamo appena detto. Andiamo ad analizzare il nostro pendolo semplice, e questo è il concetto di oscillazione. Una delle prime esperienze che si fanno quando si va in laboratorio di fisica è proprio quello, le prime leggi fisiche che si incontrano nel corso, è quello di verificare l'isocronia delle oscillazioni. In cosa consiste? Beh, le oscillazioni sono di solito di durata piuttosto piccola, cioè gira sul secondo più o meno. Allora, anziché misurare la durata di una singola oscillazione, si misura la durata di tante oscillazioni, di n oscillazioni, e si verifica il fatto che n oscillazioni hanno una durata che indichiamo con t con n, che è proporzionale al numero delle oscillazioni.
faccio per esempio, per dire, 5 oscillazioni durano la metà di 10 oscillazioni, durano un terzo di 15 e così via. Verificare che la durata di n oscillazioni è proporzionale al numero delle oscillazioni, implicitamente, o per via indiretta, mi permette di dire che questo vale ovviamente se tutte le oscillazioni hanno la stessa durata. E quindi dividendo la durata delle tot oscillazioni diviso il numero delle oscillazioni, avete la durata di una singola oscillazione. Okay? Questo è un modo più semplice che permette di gestire meglio l'incertezza delle misure. Dopodiché, trovata la durata di una oscillazione, dipende in determinata configurazione, si può confrontare quel valore con pendoli di tipo diverso, per esempio cambiando la massa del corpo sospeso o cambiando nella lunghezza, che sono le due caratteristiche fondamentali del pendolo stesso. Ecco, qui ci sono gli esempi di misure fatte a suo tempo in laboratorio. Abbiamo tre pendoli in sostanza, che hanno i primi due la stessa lunghezza, 125 cm circa, ma masse diverse. Il secondo ha la massa circa metà o un quarto, anzi, del primo. Prima sono 191 grammi, il secondo quasi 52. E poi c'è un terzo pendolo che ha la stessa massa del secondo, ma lunghezza molto diversa, quasi poco meno della metà. Qui c'è il grafico delle misure riportate, quindi si fanno un gruppo di misure, si fa la media del tempo di oscillazione per diversi gruppi di oscillazioni, 5 oscillazioni, 10, 15 e via dicendo, fino a 25. Qui ci sono i puntolini azzurri, indicano le misure effettuate, la retta in verde indica quello che mi aspetterei se le oscillazioni fossero isocrone, tutte della stessa durata. E quindi confrontando la distribuzione dei punti osservati, misurati, tutti allineati lungo, ben allineati, ecco, l'allineamento non è mai perfetto, lungo una retta, questo conferma l'idea che le oscillazioni del pendolo hanno tutte la stessa durata. Okay, quindi se ne faccio 10 avrò una durata doppia, quindi se faccio 5 e così via. Se divido, prendo questi dati e li divido per il numero di oscillazioni, ottengo la durata di una singola oscillazione. Quindi questo particolare pendolo realizzato a suo tempo ha quindi una durata di una singola oscillazione che misura, qui abbiamo il dato, 2,24 secondi. Okay, se cambio la massa appesa al pendolo, procedo nello stesso modo. Quindi ottengo la durata delle oscillazioni in questo caso, quindi vedete che qui abbiamo una massa di 51 grammi, prima avevamo una massa di 191,52 grammi, e vedete che il dato è compatibile, c'è una differenza di, mi pare, un centesimo di secondo con un'incertezza di 6 centesimi. Quindi i due dati sono perfettamente sovrapponibili, per cui ne deduciamo che la durata delle oscillazioni non dipende dalla massa del corpo sospeso. Ok? Se invece cambiamo la lunghezza del pendolo, quindi qui abbiamo una lunghezza di 63 cm contro i 125 di prima, vedete che il dato cambia. Procedendo nello stesso modo, ottengo una durata di 1,60 secondi. Quindi sovrapponendo i dati, di che cosa mi accorgo? Qui abbiamo i tre pendoli, i tre grafici sovrapposti. Il primo e il secondo pendolo avevano stessa lunghezza, masse diverse, vedi che sono talmente sovrapposti che quello blu non lo vedo neanche, lo vedo proprio sotto quello rosso. Mentre se riduco la lunghezza del pendolo, quindi passo al secondo che aveva 52 cm di lunghezza, ecco che la pendenza del nostro grafico si riduce. Vi ricordo che la pendenza è proprio la durata della singola oscillazione. Quindi ne deduco che le oscillazioni A sono isocrone, B sono indipendenti dalla massa appesa e C dipendono invece dalla lunghezza del pendolo. Quindi se io prendo un peso molto massiccio o poco massiccio non cambia molto, se invece faccio un pendolo più lungo o più corto la durata è diversa. Di conseguenza, quindi se per esempio voglio che un pendolo abbia un'oscillazione di un dato periodo, per esempio di un secondo, quello che devo andare ad adattare, a cercare, è la lunghezza del pendolo che mi serve a questo scopo, non tanto la massa che appendo. La massa dà un po' più di stabilità, ma in realtà non è rilevante per la durata delle oscillazioni. Ok, ecco, questo è quello che abbiamo appena concluso. E
E qui, anche questa è l'analisi fatta anche da Galileo, non viene focalizzato proprio il punto dell'importanza di avere oscillazioni di piccola ampiezza. A breve vedremo il perché. L'interpretazione di questi risultati, quello che abbiamo citato qui in questa diapositiva, sono risultati sperimentali, cioè quello che deduciamo facendo l'esperienza appena raccontata. La loro interpretazione, cioè perché funziona così, si basa sui principi della dinamica contenuti nel lavoro di Newton. D'accordo? E un moto a cui si fa riferimento, che abbiamo studiato come applicazione del moto circolare, è il moto armonico. Ricordate, abbiamo visto che se prendo un moto circolare e lo proietto su un diametro, allora il moto è un moto periodico, in cui la velocità cambia continuamente nel tempo, quindi è un moto accelerato, e l'accelerazione, per esempio, proiettata lungo l'asse delle x dell'oggetto in moto, è proporzionale con la costante negativa, che quindi chiamo come meno omega alla seconda, alla posizione, quindi alla coordinata x. Questa omega, che nel moto circolare è la velocità angolare, nel moto oscillatorio prende il nome di pulsazione. Okay? E quindi la legge oraria, qui sono riuscito a vedere il grafico, è una sinusoide o una cosinusoide a seconda di quale coordinata considero. D'accordo? Essendo il nostro moto armonico una proiezione su un asse del moto circolare, dove per definizione di moto circolare uniforme il ciclo completo ha sempre la stessa durata, se no non sarebbe uniforme, allora è ovvio che il moto periodico che ottengo proiettando il punto P sull'asse delle x, per esempio, è un moto dove le oscillazioni hanno sempre la stessa durata, cioè un moto isocrono. Quindi se riesco a interpretare il moto del pendolo in termini di moto armonico, ho anche dato la spiegazione del fatto del perché le oscillazioni sono isocrone. Okay, questa è una cosa che approfondiremo in una delle prossime lezioni, è il nocciolo dell'interpretazione dinamica. Immaginate il nostro pendolo che è in equilibrio sulla verticale, se lo spostiamo un pochettino qui sulla destra e analizziamo le forze applicate al pendolo, ne troviamo due. Abbiamo la forza peso, questa verticale, e la tensione del filo. La tensione del filo ha la funzione di non far cambiare la distanza tra la massa sospesa e il punto di sospensione. Quindi costringe il nostro corpo sospeso a compiere un moto che è un arco di circonferenza. Quindi compie delle oscillazioni lungo questo percorso, dall'estremo destro, poi qui la parte sinistra non è indicata, insomma oscilla avanti e indietro lungo un arco di circonferenza. Quindi la tensione del filo che funzione ha? Siccome la distanza del punto sospeso al punto di sospensione non cambia, la tensione bilancia la parte del peso parallela al filo stesso. Okay? Se indichiamo con l'angolo θ l'angolo tra la verticale sul punto di sospensione e la posizione del filo attuale, allora θ è anche l'angolo tra la forza peso e la componente del peso parallela al filo. Quindi la lunghezza di questo vettore la ottengo moltiplicando mg, che è il peso, per il coseno dell'angolo θ. Questa parte del peso viene bilanciata, ripeto, dalla tensione, mentre rimane non bilanciata la parte del peso parallela al moto del corpo e quindi perpendicolare al filo, che è mg seno di θ. Quindi le due forze, tensione e peso, non sono in equilibrio, quindi il corpo è in moto. Se lo lascio andare, comincia a oscillare, comincia a muoversi. È abbastanza evidente che se applichiamo secondo il principio della dinamica, cioè la forza risultante uguale a massa per accelerazione, e l'unica forza, ripeto, non bilanciata è la parte del peso perpendicolare al filo, quindi mg sen θ, allora ma sarà uguale a mg sen θ. Col meno, perché col meno davanti? Beh, perché la forza risultante è una forza di richiamo, cioè tende a essere diretta sempre verso il punto di equilibrio, che è quello della verticale. Quindi se intendiamo se prendiamo la posizione del corpo sospeso con una coordinata x che cresce verso destra, la direzione della forza risultante è verso sinistra, quindi ha un segno negativo nel nostro sistema.
Ripeto, applicando il secondo principio della dinamica, vediamo immediatamente che le due masse si semplificano. La massa in m per a e la massa contenuta nella parte del peso perpendicolare al filo vanno via. E quindi, qualunque sia il moto del nostro pendolo, questo non dipenderà dalla massa appesa. Okay? Quindi, dopo aver semplificato la massa, possiamo scrivere l'accelerazione come meno g fratto l per x. E questa possiamo confrontarla con la legge del moto armonico. Vediamo che anche qui abbiamo un'accelerazione proporzionale alla posizione con una costante negativa. Quindi questo possiamo interpretarlo benissimo come moto armonico, a patto che la pulsazione del moto, omega alla seconda, sia g fratto L, quindi omega vale la radice quadrata di g su L. Ricordando la relazione tra la pulsazione e il periodo, omega vale 2π fratto t. Allora t, periodo del pendolo, è 2π per la radice quadrata di L diviso g. Vedete che qui la massa non c'è. Il periodo t è proporzionale alla radice della lunghezza del pendolo, quindi pendoli di lunghezza diversa, più lunghi sono, più sono lenti, pendolo più corto e più oscilla più rapidamente, è anche legata all'accelerazione di gravità. Ecco perché luoghi dove hanno dove l'accelerazione g è diversa, hanno periodi diversi a parità di lunghezza. E come abbiamo visto nei dati di prima, il pendolo che ha la lunghezza la sua lunghezza più corta oscilla in modo più rapido, ha un periodo più corto. Qui, attenzione, non so se riuscite a vedere, la posizione x del nostro corpo sospeso è una coordinata orizzontale, in realtà è il cateto orizzontale nel triangolo rettangolo che ha L come ipotenusa, θ come angolo al vertice e x come cateto di base. Ora, se osservate bene, la forza risultante, mg sin θ, non è diretta lungo x, okay? Quindi le due cose non sono parallele, a meno che l'angolo x non sia piccolo. Più piccolo è l'angolo, più questo vettore tende a essere orizzontale. Ok? Quindi questa scritta, questa equazione dove A è scritto che è proporzionale a x, è in realtà valida, ma approssimando oscillazioni piccole, perché in realtà dovrei tener conto del fatto che x è una posizione lungo l'asse orizzontale, mentre A è inclinata rispetto all'orizzonte. Questo disallineamento è quello che rende il moto non armonico per oscillazioni grandi. Le oscillazioni sono periodiche, sono armoniche, quindi vale questa relazione a patto che siano piccole. Piccole quanto? Normalmente l'approssimazione è abbastanza buona se le oscillazioni non superano la decina di gradi. Entro i 10 gradi questa approssimazione è abbastanza buona. Oltre, questa relazione non vale più, cioè devo tener conto del disallineamento tra la forza risultante mg sin θ e l'asse delle x, cioè la distanza orizzontale, e questo fa sì che la durata delle oscillazioni dipenda dall'ampiezza del moto. Quindi riassumo, le oscillazioni devono essere piccole per quale ragione? Se sono piccole, posso trattarle con una matematica più semplice, okay, perché non devo tener conto del disallineamento tra la forza risultante e l'orizzonte. Okay, quindi posso scrivere questa equazione e risolverla e mi ottengo un moto armonico, okay, dove le oscillazioni sono isocrone e indipendenti dall'ampiezza dell'oscillazione stessa. Come vedete, nel periodo T ho solamente LG, non ho quanto è grande l'oscillazione. E questo è anche un risultato importante. Se invece le oscillazioni hanno, che ne so, un'ampiezza di 50 gradi, 90 gradi, okay, allora le oscillazioni rimangono isocrone, rimangono, se trascuro l'attrito, rimangono periodiche, ma non sono più armoniche. Il tipo di oscillazione non è più rappresentabile con questa equazione, il moto ha una legge oraria che non è più una sinusoide, e la durata delle oscillazioni dipende dall'ampiezza. Più sono ampie, più l'oscillazione è lenta. Questo risultato, questo approfondimento del lavoro di Newton è quello
che è dovuta ad Huygens, d'accordo? Questo l'abbiamo già visto. Ecco qui, oltre all'analisi sperimentale già fatta, che avevo mostrato con le misure delle oscillazioni, faremo un'analisi un pochino più approfondita utilizzando tracker, come abbiamo fatto per il moto della molla. Lo applicheremo anche al moto del pendolo, utilizzando il filmato visto prima o altri che faremo, e vedremo che anche in quel caso, se le oscillazioni sono piccole, okay, quindi non molto discoste dalla verticale, la legge oraria è una sinusoide, una cosinusoide a seconda dell'istante di inizio, e avremo modo anche di misurare direttamente la omega, quindi il periodo dell'oscillazione per via dinamica, senza fare quel grafico sulla proporzionalità tra Tn ed n stesso. Ok? Abbiamo già visto che le oscillazioni sono grandi sono più armoniche. Il primo che costruisce un pendolo con oscillazioni che sono isocrone indipendentemente dall'ampiezza è Huygens, che utilizza questo tipo di struttura. Il nostro pendolo non è più libero di muoversi come vuole, ma il filo che lo sospende, eccolo qui, si piega lungo una curva particolare che è una cicloide, okay? Una curva che ha particolari proprietà, che vedremo tra un pochetto. In questo caso, in questo modo, se io prendo il pendolo e lo inserisco in una struttura di questo tipo, le oscillazioni diventano isocrone indipendentemente dall'ampiezza. E questo è anche un grosso risultato, una curiosità anche tra l'altro. Ok, con questo abbiamo concluso il pendolo semplice, anche se un sistema tra virgolette semplice, contiene, come avete visto, molta fisica e è uno, è uno tra l'altro dei punti in cui la fisica medievale aristotelica crolla, perché secondo le concezioni del moto di Aristotele, una volta che ho spostato il pendolo dalla verticale, l'ho lasciato andare, una volta che il pendolo raggiunge l'equilibrio dovrebbe fermarsi, perché quello è il posto che gli compete. Invece il fatto che continui a oscillare, dovuto all'inerzia del pendolo stesso e all'applicazione dei principi della dinamica come concepiti da Newton, è una delle prove su cui cede, su cui crolla la visione aristotelica del moto e invece dà sostegno a quella newtoniana. Ok? Ci sono domande? Se no, ci fermiamo qua. Prossimamente, quindi, andremo a ripetere l'analisi dinamica del pendolo e ricaveremo le relazioni che abbiamo appena visto e faremo la videoanalisi del moto del pendolo, uno con un filmato già fatto oppure con uno che faremo in laboratorio. Per oggi mi fermo qui.